Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un gioco della Capcom del 1990 per il mercato arcade che si chiama Merx. Come al solito, prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video e le live che faccio quasi ogni giorno. Se volete aiutarmi, se volete supportarmi, abbonatevi al canale per voi dei video, delle live e dei video hack in esclusiva. Allora ragazzi, Merx lo considero come l'evoluzione di un altro grande Queen of Capcom, vale a dire Commando, che l'abbiamo giocato un po' di tempo fa sul canale, ve lo metto qua sopra. Merx sembra proprio l'evoluzione di quel gioco, quindi la stessa meccanica, è uno sparatutto con visuale dall'alto, dove impersoniamo tre Marines, insomma, che fanno parte di questa squadra speciale che si chiama Merx. Non so se intendano mercenari, però non sono certo di questa cosa. La trama è, come al solito, quella più scontata. Il presidente degli Stati Uniti va a fare una visita in Africa e viene catturato dai terroristi. E quindi i nostri tre baldi Merx devono andare a liberarlo, ammazzando tutto quello che trovano sul loro cammino, potendo sfruttare sia i mitragliatori, ma anche armi che si troveranno via via per la strada, vale a dire lanciafiamme, spari tripli, lanciamissili, eccetera. Per fortuna ci sono anche le smart bomb che ci tolgono molto spesso dai guai. Il gioco è molto colorato, molto, molto figo da vedere, molto veloce. Ricorda anche molto da vicino Shock Trooper, che anche quello abbiamo giocato qui sul canale, anche se credo che Shock Trooper sia sicuramente migliore. La cosa intrigante del gioco è che non solo si poteva giocare in due, ma si poteva giocare addirittura in tre, ragazzi. Però questo vuol dire che dovrebbe esserci un cabinato di Merx con tre player. Io sinceramente non l'ho mai visto. Ditemi voi, scrivetemi sui commenti se per caso avete mai visto il coin-op a tre postazioni di Merx. Il gioco, ragazzi, è piuttosto difficilino, è complicato finirlo con un credito, quindi quello che vedrete sarà un mix di video estrapolati da vari tentativi, fino a che sono riuscito a finirlo. Una cosa che voglio dire per quanto riguarda questi video che faccio, questi video non hanno lo scopo di far vedere quanto bravo sono a giocare a questo o a quell'altro. No, lo scopo di questi video è di riportare alla memoria, alla gloria, alla ribalta, questi grandissimi giochi arcade che ci hanno accompagnato nella giovinezza e nell'infanzia anche. Questo per farli vedere, farli mostrare, soprattutto a quelli più giovani, beati loro, che si sono persi quei mitici anni delle sale giochi. Quindi ragazzi, mettetevi comodi, occhio al mio gameplay. Eccoci qui ragazzi, pronti a partire. Allora, inseriamo il credito, qui giochiamo col soldato azzurro. Ora, carina l'intro dove arriva sto elicottero gigante che fa scendere tutta una serie di soldati, fra cui noi ragazzi. E stanno molto attenti che non ci ammazzino mentre scendiamo, vedete che bravi che sono. Poi però da veri codardi ci salutano e se ne vanno ragazzi, ci lasciano là alla cazzo di cane, sperando che ne torniamo vittoriosi, un po' bastardi comunque. Come scena, diciamo, iniziale. Allora, vai. Cominciamo, sono anche i power-up che vanno ad aumentare la potenza delle varie armi. Ok.
ci sono le bombe contrassegnate con la M di Merx, presumo, un po' di energia sparsa qua e là, che se è piena non serve a nulla. Primo livello piuttosto corto, siamo già al boss, ragazzi, praticamente. Ok, vai. Un jet ricorda un po' quello di True Lies con Schwarzenegger. Sì, non è complicatissimo, insomma, basta evitare ste mitragliate. Aia. Vai. Ok, missione 1 completata, ragazzi. Dovrebbero essere 5 livelli, se non ricordo male. Eccolo qua, il nostro baldanzoso Merc, perché è singolare. Ora, secondo livello comincia già a essere un po' più impegnativo sicuramente. Ora possiamo anche prendere varie armi, oltre a potenziarle. Ora ci sarebbe qui il lanciafiamme, che però non lo userei. Ora userei questo, che è lo sparo triplo, porco due, che ha ovviamente uno spettro molto, molto ampio di sparo, porca puttana. Però non arriva tanto in là come sparo. Una cosa curiosa e carina è poter prendere possesso delle jeepette e più avanti anche di un carro armato, se non ricordo male. Chiaramente la jeepetta ha la sua energia terminata, quella esplode e torniamo a fare i pedoni. Grazie, qui ci stanno a porco due i carri armati, che spaccano le balle perché ti tolgono molta energia, ovviamente, le cannonate. Vai, piano piano. Altro sparo triplo, vabbè, lì c'è il kit di pronto soccorso che ti ridà quasi tutta l'energia. Dai, cosciotto qui che non serve a niente, ma deve essere molto figo sto gioco, ho giocato in due, lo proporrò al mio socio, vediamo se faremo un gameplay anche di Merx in due. Ma vai a cagare. Ok, qui abbiamo un boss un po' più complicato, niente proprio di così problematico, ma è già un po' più complicato del jet di prima. Ora questo spara un po' di fuoco e i missili che si distruggono, però fortunatamente, con le mitragliate. Qui basta tirare una bomba ben assestata quando spara di fianco e bene o male è morto. Vai. Secondo livello concluso. Vai. Ecco, dal terzo livello in poi le cose si fanno piuttosto complicate, devo dire. Questo è un signor livello rompiballe, se così posso definirlo. Adesso arrivano pure le camionette che sparano, che vomitano soldati. E poi ci stanno ste torrette qua maledette, che fortunatamente i missili che spara possiamo distruggere con la mitraglietta. Ecco, io in questo livello preferirei tenere il mitragliatore standard, quello che ho adesso, e anche potenziandolo, perché secondo me sia il mitragliatore quello triplo che il lanciafiamme, secondo me non servono a niente. Vai. Ma servono a poco, secondo me, in sto livello frenetico. Volendo ci sarebbe anche il lancia granate, che lo troviamo tra poco, però anche quella è un'arma, non è un'arma molto utile, secondo me ha un ridotto spettro di fuoco e poi secondo me non fa neanche più di tanto danno. Eccola là. Continuiamo quindi. Ora ci stanno le torrette occupate dai nemici, che possono essere prese e usate temporaneamente finché l'energia non decade, un po' come la Jeep.
solo che più di qua non possiamo muoverci, quindi prima o dopo ci buttano giù e noi scendiamo. Altra torretta messe in modi strategici, in punti strategici per farci distruggere le camionette lì. Vai. Ora questo è un boss un po' bastardo, che la torretta servirà a poco per distruggere, perché adesso al primo colpo ci buttano giù. Allora, la cosa buona è che fortunatamente le mitragliate distruggono i missili, però a sto punto mi gioco una bomba ogni volta che attaccano, è buona. Vai. Vai. Ok. Anche sto livello l'abbiamo fatto. L'unico difetto che mi sento di muovere a sto gioco è che c'ha gli sprite un po' troppo piccoli, secondo me. Un po' troppo piccoli, però per il resto è disegnato veramente bene, la grafica è molto convincente. Secondo me avessero fatto gli sprite un po' più grandi, sarebbe risultato più bello. Un po' la stessa cosa che succedeva in Commando alla fine. Anche se credo che forse ci sprite qua siano forse ancora più piccoli di quelli di Commando, non vorrei dire una cazzata. Ecco, ora qui serve veramente il lanciafiamme. Qua in questa palude maledetta. Qui aumentiamo l'energia, nel senso aumentiamo anche il contenitore dell'energia, diciamo. Molto bella anche la versione Mega Drive, che oltre ad offrire l'esperienza arcade offre un original mod veramente figo, che quasi quasi porterò sul canale. Dai. Ora qua dobbiamo buttare giù sta roba, cercando di non farci cuccare dai missili che arrivano. Ma vai a cagare. Dagli altri Overcraft lì, mamma mia. Se non tiro le bombe, ragazzi, mi ammazzano, eh. Ok, io mi tengo il lanciafiamme, che secondo me è utile anche per sto boss. Ok. Ecco, ora arriviamo al boss, che è, credo, insomma, è abbastanza semplice, non è una roba... Sì, insomma, non bisogna dormire, ma è abbastanza semplice. Allora, ci sta sta nave che inizierà a sparare le bombe dai lati, e quando avrà finito di spararle, quando li avremo distrutti, partirà il cannone col fuoco. A quel punto ce la giochiamo con le bombe, buonanotte. Eccola là. Via. Terminato, dai. L'abbiamo fatta. Ora c'è il livello col boss, secondo me, più difficile del gioco. Si tratta di un treno enorme, pieno di cannoni, missili e che più ne ha più ne metta. Questo è veramente, ragazzi, il livello in sé non è complicatissimo, ma il boss di fine livello è veramente, veramente tosto, ragazzi. Bisogna fare molta attenzione. Ok, qui abbiamo i carri armati, che sono più coriacei di quelli del secondo livello, infatti mi tocca buttarli giù così. Io mi terrei il lanciafiamme, che secondo me è utile. Oh, finalmente saliamo nell'unico punto in cui possiamo prendere un carro armato, ragazzi. Anche il carro armato ha la sua energia sotto la mia. Però se ce la giochiamo bene riusciamo ad andare anche abbastanza avanti col carro armato, eh. Eccola qua. E lì purtroppo siamo al capolinea del carro armato, perché adesso con le mine siamo costretti a salutarlo. Vabbè. Però abbiamo la jeepetta, dai. Tutto sommato. Vai. Beh, siamo messi bene d'energia, dai. Cazzo!
Mamma mia, ragazzi. Ora, di qua c'è una camionetta che se riusciamo a stargli fuori così, la stiamo già distruggendo, eh. Bene. Camionetta che avrebbe rotto le balle. Vai. Ok. Altro punto con le mine. Ora ci avviciniamo al boss, ragazzi. Il boss è piuttosto complicato, eh. Anche noi saliamo a bordo di sta piattaforma su rotaia. Ora intanto evitiamo sti missili. Eccolo qua. E cominciamo. Ora non dobbiamo farci toccare dai cannoni, non solo sparare, ma manco toccare non possiamo farci. Vai. Ultimo cannone, ragazzi. Occhio, occhio. Vai. Merda. Però arriva il momento più difficile, ragazzi. Dobbiamo evitare ste sbuffate blu. Di gas, non so che cazzo siano, e in più tra poco inizieranno a sparare i missili per aria che dovremo distruggere, appunto, sempre con lanciafiamme, cazzo. Eccoli là. Mamma mia, mamma mia. Dai, cazzo. Mi sto tenendo le bombe, ragazzi. Mi sto tenendo le bombe per l'ultimo livello. Che non è questo, in realtà. Allora, il prossimo livello è... sarebbe l'ultimo. Poi abbiamo un altro boss. Abbiamo solo un altro boss dopo l'ultimo livello. E mi tengo là le bombe, ragazzi, perché è un po' bastardo da fare senza bombe, insomma. Ok. Questo è l'ultimo livello. Andrei di sparo triplo stavolta. Proprio perché è fatica ad avvicinarsi al carro armato, porca puttana. Beh. Dai. Io a sto punto me le prendo tutte, cazzo, così prendiamo almeno i punti. Ora possiamo permetterci di usare anche il lanciafiamme. Tanto purtroppo dovremmo stare a stretto contatto col boss. Cazzo. Ecco, sta scena qua, sto pezzo di livello qua ricorda molto Heavy Barrel. Altro bel gioco che vorrei portare sul canale, altro bel arcade. Che è molto simile a Merx, devo dire. Anche se ha una giocabilità un po' legnosetta, ma insomma. Ok, allora occhio a non farci prendere da quell'affare là. Devo passare di fianco perlomeno, anche se non riusciamo a distruggerlo. Vai. C'è qualcosa? Dico Vai. Merda! Cazzo, non mi ricordavo di sta roba. Vai, vai, vai. Dobbiamo distruggere da dove escono i soldati, porca vacca. Vai. Dammi la medaglia al valore qua. Ora arrivano sti trattorini qua, sti muletti, cazzo.
Vai. Via, 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 via. Merda. E qui al centro li becchiamo. Vai, vai. No, merda. Dai. Beh, sto messo bene d'energia, dai. Pensavo peggio. Merda. Cazzo, sono usciti ancora, sebbene avessi distrutto la camionetta, porca puttana. Ok. Questo è un boss, ma non è complicatissimo. Basta. Lui fa. Tira tre volte i missi. Uno, due, tre. E dopo di che c'è una pausa. E lì possiamo ammazzarlo. Uno, due, tre. Ok. Aspetta che ho sbagliato. Dai. Ragazzi, non muore. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora il gioco sarebbe finito. Solo che adesso dicono che il presidente lo stanno facendo scappare, i terroristi, a bordo di un elicottero. Se lo vogliono portare, scusate, a bordo di un aereo cargo, e se lo vogliono portare via. E quindi dobbiamo intercettare l'aereo e distruggerlo praticamente. Ed è l'unica roba che dobbiamo fare adesso. Quindi questo è il boss finale del gioco. Ed è per quello che dicevo di tenersi le bombe, perché questi qua rompono le balle, ragazzi, ogni volta che sparano. Vai. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Avendo tante bombe ne siamo venuti fuori. Senza bombe qua era veramente un grosso problema. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, dai. Ora vediamo il finale del gioco, dove fatalità adesso. Arrivano anche gli altri due mercs che finora erano andati al bar a mangiarsi un tramezzino, evidentemente. E il nostro protagonista, indomito, entra nell'aereo e tira fuori il presidente, ragazzi. Eccolo qua. Missione compiuta, caro. Ragazzi, che vi devo dire? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un mi piace, condividetelo sui social, l'importante è la condivisione. Conto su di voi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video e live che faccio quasi ogni giorno. Aiutatemi se volete supportarmi con un abbonamento. Ci sono dei video delle live in esclusiva, anche dei video hack per le vostre console, ragazzi. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Ciao ciao.